tutto quello che ha detto Gianmarino, naturalmente anche il robusto intervento introduttivo del presidente uscente. Naturalmente mi sono concentrato nel mettermi in sintonia con quello che veniva prodotto dalle parole da parte del presidente Gianmarino e anche con quello che si coglieva, diciamo, dalle posizioni del cuore, che a volte quando si parla in pubblico si combina ciò che si dice, ciò che si pensa e anche ciò che è oggetto di preoccupazione. Ho condiviso molto la fotografia che ha fatto da contesto alla parte di proposta dell'intervento, che ritengo rappresenterà tutti quanti voi, credo anche con un voto finale. Vedete, io voglio cercare di legare gli interventi che ci sono stati prima, anche quello esigente di Graziano Di Costanzo, a proposito, secondo me, di una lettura critica che deve essere fatta. Innanzitutto, è fuori di dubbio che questa è una regione che incontra nella sua vita problemi e difficoltà. È immaginabile che noi possiamo escludere i problemi e le difficoltà dalla vita economica della nostra comunità? Assolutamente no. Nella frase riportata alla fine, nella relazione di Gianmarino, a mo' quasi di saluto tematico, ha riprodotto come le imprese nascono, evolvono, si irrobustiscono, si internazionalizzano e poi naturalmente muoiono e poi ricomincia, come il ciclo della vita delle persone. E rispetto a questo meccanismo, la presenza dei problemi e delle difficoltà non può essere esclusa, perché significherebbe il cimitero. Dove sta il limite dell'azione pubblica, dell'azione politica, dell'azione istituzionale? E non volendo cogliere questa occasione per fare una disamina di questo, è che ogni volta sembra che sia la prima volta. Si tratta di mettere mano alla riforma del sistema dei confidi, si impiegano 48 mesi per cercare di portare ad un punto avanzato un meccanismo procedimentale di riforma. 20 anni fa, perdere 4 anni non succedeva e non significava nulla, perché 20 anni fa il tempo non passava. Adesso il tempo non solo passa, ma passa contro di noi, per cui c'è un diritto alla velocità. Io lo dico a questa parte del tavolo, ma naturalmente tengo a cuore quest'altra parte dello spazio. Noi nello statuto dell'ente regione, insieme, davvero facendo una rete di imprese che ha a cuore la comunità regionale, ci dobbiamo scrivere che in Abruzzo c'è un diritto alla velocità, alla facilità e aggiungerei, perché vi interessa, vi preme, anche un diritto alla bellezza. Perché senza bellezza i nostri prodotti non vanno da nessuna parte, non si incrociano con quel gesto che è animato dal desiderio che è l'acquisto. Io ho condiviso la parte dell'analisi e anche della proposta laddove voi vi ponete il tema dell'economia delle città. Voi sapete che ho amministrato una città, questa, nella quale oggi siete ospitati, essendo stato votato, rivotato, giudicato dai cittadini, processato dagli organi competenti che si occupano di accertare la verità, assolto da questi organismi, naturalmente mi tengo molto lontano dal giudizio di Dio adesso, perché significherebbe anche portare a termine un'esperienza di vita. Però la città mi sta a cuore. E perché la città mi sta a cuore? Perché è il luogo dove davvero si crea e si produce la ricchezza e si divide la ricchezza. Noi stiamo facendo un capolavoro in Abruzzo attraverso un insediamento pervasivo di centri commerciali. Adesso questi fanno parte del passato. Ci sono nel passato, non credo che arriverà una spending review che metterà delle croci in corrispondenza dei centri commerciali. Però accadrà un fatto che un bravo giornalista, prima che facesse politica, ci anticipò dall'America per l'Italia. Attenti voi italiani che siete anche esterofili, perché in America i centri commerciali sono nati, hanno espresso potenza, ma poi sono anche stati oggetto di desertificazione. E morendo i centri commerciali hanno organizzato la morte delle città, perché si spengono le luci. Allora le attività di prossimità della vita delle famiglie e delle persone sono attività che hanno bisogno di premure normative, amministrative, di leggi, di procedure, di politiche, di attenzione,
la regione questo lo può fare. Il presidente Giammarino, il presidente Orfanelli, Graziano Di Costanzo non si sono potuti concentrare nel mettere in evidenza un dato. Cari operatori esercenti della esercenti, la regione di adesso è uno stato non per l'abbondanza di risorse finanziarie, so che è presente il segretario generale della Confesercenti, lei immagino, non per l'abbondanza di risorse finanziarie. La regione è uno stato come compiutezza di competenze e di poteri, poiché ha per intero tutte le materie tra le sue competenze che servono a incoraggiare la vita delle persone, delle imprese e dei territori, alla condizione che ci siano le idee. Voi siete in attesa che arrivi a conclusione un procedimento di riforma riguardante il sistema dei confini. Ma lo sapevate voi che tra i poteri della regione mettere mano anche al credito, normativamente parlando? Ma perché c'è disabitudine a utilizzare i propri poteri? C'è disabitudine. Ed è la disabitudine che è la conseguenza di una mancanza di una visione. Guardate che non ha riguardato solo quest'ultimo periodo. Noi da quando sono nate le regioni in Abruzzo non abbiamo azzeccato una volta la classe dirigente. Una volta c'è stato Mattucci a terra, che aveva un'idea del rapporto tra ciò che si aspettava la comunità regionale e ciò che doveva fare il potere dell'ente regione. Io che cos'è che vi voglio proporre e produrre alla vostra attenzione? Primo, reimpariamo a procedere con la logica delle priorità. Un potere si fa apprezzare se ha l'idea delle priorità. Un potere senza priorità è prepotenza. Un potere senza realizzazioni è illegittimità senza realizzazioni. La vicenda della ricostruzione all'Aquila è una vicenda di una irresponsabilità unica. Si è detto 2 miliardi di euro, ma nell'edilizia, lo sanno le imprese associate alle attività economiche dell'edilizia, 2 miliardi di copertura finanziaria dell'edilizia significano 18 miliardi di circuito economico per effetti indotti e derivati. L'Abruzzo si può permettere di avere pazienza, attesa, di avere vuoti nelle procedure, in maniera tale che passino anni, così come Enzo, sono anche troppi gli anni che passano nel piano dedicato del Palazzo del Consiglio regionale per fare le riunioni sulla destinazione delle risorse finanziarie che sono di derivazione o centrale o europea. Che significa questa cosa quando la dico io? Premesso che la corresponsione di risorse finanziarie nel bilancio di cassa deve ancora conoscere la determinazione da parte dello Stato, ma nel bilancio di competenza quelle risorse ci sono, si possono attivare tutte le procedure per stabilire le individuazioni contrattuali, cioè si possono fare le procedure per sapere chi fa quelle cose lì, in maniera tale che quando arriva il trasferimento si è già impiegato utilmente il tempo. Io sono innamorato della Turchia e la Turchia è un paese straordinariamente esigente, complicato, di successo. Se vi capita di aprire una rivista della Turchia, leggere un quotidiano, informarvi con qualcuno che opera in Turchia o vive in Turchia, voi capite qual è lì l'indice di produttività, di crescita economica, di sviluppo. Tutto quello che accade in Turchia sul piano della esatta contrarietà rispetto a quello che accade in questa parte dell'Europa ha una sola risposta alla domanda perché. Primo, si fa tutto velocemente. In 6 giorni il potere amministrativo dice sì a chi chiede di fare qualcosa. Stabiliamo un principio. Su un suolo dove vivono le persone se hanno un progetto di vita devono avere facilitazioni. Il sì che occorre nel rapporto progetto di vita, potere, deve essere un sì facile. Non si possono attendere mesi, mesi e mesi. E quando si devono fare le operazioni interna corporis, intramenia, una riforma di un meccanismo procedimentale, non possono volerci mesi, mesi e mesi. Voi vedrete che farà il neo ministro dei trasporti Vincenzo De Luca, che è stato sindaco di Salerno, ancora oggi è sindaco, prossimamente si dovrà dimettere. Quello è uno che ha un'idea dei tempi.
quello verrà il 16 di giugno a Pescara a parlarci del porto. Quello ha un'idea del rapporto problema potere, problema funzione amministrativa, problema responsabilità, che è esattamente l'idea che hanno le persone normali, quelle che la mattina vengono svegliate dalla sveglia, quelle che hanno degli adempimenti ogni giorno da fare che devono essere fatti in quei giorni lì. Sono persone, il sindaco di Lucca di Salerno, ministro dei trasporti, il quale sotto il crocifisso e sotto la scritta la legge uguale per tutti c'è un'altra scritta: qui si può fare, poi si vede come. Io penso che qui si annidi l'esatta declaratoria del rapporto tra le cose da fare e i poteri che devono fare le cose. E quando è che si riesce ad affilare? Perché non è che faccio una distinta di abilità individuali. In Italia lo faceva Rosi Bindi questo, si diceva sempre lei la più brava del mondo. Poi ce n'è un altro che non cito perché diciamo che è indicibile. Io non credo che sia sul piano delle preferibilità individuali che si tratta di fare una competizione, ma quando uno ha contezza dell'emergenza, ha avuto contezza dell'emergenza, deve agire e reagire. In Abruzzo sapete quante imprese sono morte nel primo trimestre del 2013? In 100 giorni il delta tra le imprese nate e le imprese morte è a favore delle imprese morte per 1099 imprese. In Abruzzo ci sono 84.000 affidati bancari, il 40% dei quali non è che è affidato, è affannato bancario. In Abruzzo, voi scontate i ritardi della riforma dei Confidi, l'80% delle persone che vivono in questa regione scontano l'affanno del rapporto di servizio e di prodotto del credito. Noi abbiamo fatto l'impossibile con un meccanismo progettuale raffinato nel ritrovarci una landa senza un'armatura bancaria. Se qualcuno ci avesse dato un incarico progettuale di operare in maniera tale da distruggere, non saremmo stati così compiuti. Eppure qua ci stanno candidati, deputati, presidenti, vice candidati, vicepresidenti, ci sta tutto, quelli che vengono, quelli che parlano, quelli che se ne vanno, quelli che li dicono. Ed è accaduta un'operazione straordinariamente neurochirurgica, la demolizione di ogni elemento di vitalità del sistema bancario. Dopo l'Aquila, la ricostruzione, in fretta, le procedure ambientali, urbanistiche di competenza regionale devono avere tempo zero per dire di sì, tempo zero. Leggetevi la norma, la legge 32 del 2012, lo dico anche al segretario generale perché noi siamo stati bombardati da un riformismo normativo che non ci farà capezzare nulla, ci vuole farla, insomma, il trattato farmacologico per cercare di raccapezzare. C'è una norma, fortunatamente, che ci arricchisce, che parla di procedure sperimentali della pubblica amministrazione, laddove c'è l'emergenza. Le competenze urbanistiche e le competenze di carattere ambientale riferite alla ricostruzione all'acqua devono avere tempo zero. È possibile questo concertarlo? Non è possibile che si venga a dire qui ad opera di chi ha carta intestata ma la burocrazia non me lo fa fare. E tu che ci stai a fare? A me non è mai successo che un funzionario mi veda di no, però glielo devi dire quello che tu vuoi. Non deve essere un contrattato quotidiano all'insegna della superficialità, non deve essere una fellowship, un andare al seguito di quel mezzo che si fa ad opera del dipendente, che non ha un patto morale con la regione. Il dipendente ha un patto contrattuale con la regione, l'eletto ha un patto morale, l'eletto coglie le priorità. Dopo la priorità del terremoto, della ricostruzione, c'è un'altra priorità: fare in modo che riprendano le ali, le vite delle imprese, facendo in modo che sia più semplice il rapporto mediato dal credito. Una banca regionale è possibile farla. Guardate, i grandi risultati sono il frutto o dei grandi progetti o delle grandi emergenze accompagnate bene. L'emergenza, se letta bene, trasformata, declinata, ripresa e condotta in avanti, l'emergenza assomiglia ad una risorsa alla rovescia. Noi abbiamo un'emergenza bancaria. Le nostre realtà verticali bancarie territoriali, le casse di risparmio abruzzesi, sono bisognevoli di ricoveri ospedalieri. Bene, prendiamo l'occasione per legarle, rianimarle.
Facciamo dialogare le fondazioni bancarie, di origine bancaria, con le banche da rianimare. Tutto questo lo fa la politica. Il che non significa che la politica ci mette le zampe, le unghie, poi dentro la gestione bancaria. Si trattiene lontano il sistema politico. Ma il sistema politico, la premura, l'avvertimento, l'avvertenza, lo può attivare. Giarda, che è venuto qui ospite mio 6 anni fa a parlare di banche, ci disse: la politica lanci l'allerta, l'allarme, crei le condotte, dopodiché la politica deve essere fuori. Siamo d'accordo su questo, però l'Abruzzo deve avere un sistema bancario. Enzo, so che tu avrai un peso nelle cose che si fanno e nelle cose che si dicono in Abruzzo. Ci sono cose che si fanno e cose che si dicono, contano tutti e due. Spenditi assieme ai tuoi colleghi, collaboratori, cerchi magici, strutture di supporto per fare in modo che diventi nell'agenda regionale una priorità, un'armatura bancaria all'altezza. Terzo, fare in modo che lungo le vie delle nostre città diminuiscano i bisogni di carabinieri, perché il degrado sta mangiando le città, e aumenti il numero delle intraprese economiche. Un grande sindaco che io ammiro e che avremo a Pescara nella prima decade di settembre, Johnson, il sindaco di Londra, non ha chiesto l'aumento dei carabinieri e dei poliziotti per vincere la battaglia del degrado delle periferie, ma ha determinato l'aumento delle attività economiche nelle periferie. Le luci accese, il rapporto di acquisto e di vendita, la voglia di fare bella la vetrina, di arredare, di competere in positivo, di animarsi, di distrettualizzarsi. Voi la chiamate consorzio di via, sistema di via. La voglia di fare la distrettualizzazione delle attività economiche. A Londra, la rete è la città più bella. Non possiamo avere il fiume, non possiamo avere la metropolitana, non possiamo avere un'esplosione ferroviaria a favore dell'Abruzzo. Facciamo in modo che riprenda la vitalità economica, che restituisce vita e futuro alle nostre città. Io ci credo che si possa fare, io ci credo che lo dobbiamo fare, io sono convinto che insieme lo possiamo realizzare. Io ci metterò le idee, voi metteteci la vostra esperienza, come avete fatto facendo anche questo congresso. Grazie Luciano, grazie per davvero. Siamo in dibattito e diamo la parola a Paolo Tella, dirigente Confederazione di L'Aquila.